Beh, 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 beh. Questa, a parte mi hai spaventato tantissimo. Hai fissato l'orologio finché si facessero le 22 e poi hai fatto beh. Beh, sì, no, beh, ma in realtà beh. Ormai è un orologio biologico, direi. Non l'ho nemmeno controllato per vedere se erano le 22. Ma ormai io ho il fiuto dell'attaccante. Allora, Daniele, come stai? Vabbè, intanto... Beh, guarda, vi posso dire, ho avuto momenti peggiori, quindi posso dire che sto bene. C'è un peggio. Sì, ma, questa sera che hai mangiato tu? Questa sera ho mangiato la pasta con le lenticchie. Ottimo. Stasera in realtà ho mangiato la salsiccia con le patate. Aspetta, io non ho capito. Tu che cosa hai mangiato questa sera? La pasta con le lenticchie o la salsiccia? O tutte assieme? Allora, ho mangiato la salsiccia con le patate. Mila, sei un falso comunque, eh? Ci prendi un po' perché? Tutti in giro. Perché? Perché? No, prima dici una cosa, poi ne dici un'altra. Non pare, deciditi. Ho sbagliato il discorso di stasera, capito? Stasera! Comunque, io invece ho mangiato una bella vellutata di carote e zucca. Complimenti, e la mangio da quanto la mangiamo? La mangio da una settimana. Basta carote e zucca. Prossima sarà un bel minestrone. Comunque, niente. Perché hai fatto questa domanda? Niente, ho fatto questa domanda perché oggi parleremo del cibo della mente. Tu come nutri la tua mente? Nella mente? Come la nutri tu? Ah, la mente la nutro leggendo, fondamentalmente. Oppure in che modo? Oppure, non lo un so, nutrimento della mente potrebbe essere anche lo sport o un hobby. Lo sport? Comunque, anche ascoltare un podcast. Ascoltare come il nostro, un podcast. Assolutamente. Ma riguardo a questo, riguardo questo, verrà in nostro aiuto qualcuno che potrà spiegarci per bene di cosa si tratta, di cosa significa nutrire la mente e soprattutto di come magari potrebbero esserci dei problemi, no? Relativi al nutrimento stesso. E vediamo subito. Anche perché tutto ciò che riguarda la mente riguarda talvolta anche le sue anomalie, quindi la nostra mente non è sempre... Ecco. Chi ce ne parlerà? Ciao. Oh, buonasera. Non ci siamo nemmeno presentati prima. Abbiamo fatto un piccolo soundcheck. Io sono Filippo. E io sono Daniele. Per esclusione. Per esclusione lui è Daniele. E lei invece chi è? Piacere. Allora, io sono Giuseppina Di Carlo. Sono una psicologa, una psicoterapeuta e sono qui stasera per parlare dell'associazione Nutrimente Onlus di cui faccio parte. Ok, bene. E noi ci siamo incontrati, o perlomeno noi, il nostro contatto reale è un tizio dal nome Marino Marchi, detto anche Marino Tulipani, che io vorrei, vediamo se accetta di essere qui con noi, anche perché non lo vedo online, però vabbè, non fa niente, lo aggiungo, eventualmente gli mando un messaggio magari... adesso. Perché no? Comunque, continuiamo noi. Intanto la tematica a noi ci è interessata immediatamente. Tempo due messaggi con Daniele, abbiamo chiesto, chiediamoglielo immediatamente, vediamo se accetta. Anche perché è una tematica su cui francamente ammetto di avere delle grandi lacune, cioè non so nulla di questo, quindi cioè, a me interessa anche imparare ciò che non sappiamo, questo è uno degli scopi del nostro podcast, oltre che comunque fare anche un po' di intrattenimento, perché noi comunque abbiamo sempre una modalità molto informale, però comunque noi vogliamo anche imparare, insomma, e sperare anche che le persone che ci seguono possano imparare, e quindi è stato facile dire di sì a questa idea, diciamo. Io vi ringrazio per l'opportunità. No, noi ringraziamo lei per il suo tempo. Io direi di andare subito nel vivo e spiegare che cos'è Nutrimente Onlus. Allora, ecco. Una... Oh.
Ecco il signor Marino Marchi. Ciao a tutti, buona serata a tutti, Ciao grazie a tutti gli Marino. ospiti presenti e ai follower che mi seguono, che stanno arrivando. Allora, abbiamo Stai fatto una portando la tua schiena. Buonasera. Abbiamo appena fatto una domanda alla professoressa. A Dottoressa. dottoressa, mi scusi, mi scusi. Cominciamo malissimo. 22, sei solo 5 Scusi. minuti però, fisica, senza fare una figura di merda. Mi scusi. Chiedo Vabbè, umilmente scherziamo. scusa. Daniele, fai pure. Non preoccupatevi. No, stavamo parlando del ruolo di Marino, che tra l'altro mi colgo l'occasione per presentarmi con Marino perché non ci conosciamo. E, insomma, il ruolo di Marino in questa live, cioè lui che è stato un po' il collante. Quindi non so se vuole raccontarci lui stesso ciò che lo lega all'associazione Nutrimente, in modo che possiamo cominciare a parlarne. Beh, io per chi non mi conosce, mi chiamo Marino Marchi, su Xbox Live sono Marino Tulipani e come lavoro faccio il social media manager, quindi gestisco comunicazione online per diverse aziende, liberi professionisti, personaggi dello spettacolo. E casualmente è successa una cosa, no? Un banale litigio tra me e questo mio amico Saverio, si chiama, che colgo l'occasione di salutare e ringraziare, dove ci siamo punzecchiati e alla domanda chi era più forte e chi non era più forte, io ho detto: ma perché non risolviamo tutto con un 4v4 vecchia scuola, no? In diretta stream, visto che tu streami e visto che io streamo. Perché non facciamo una cosa bella e facciamo che tutto l'incasso lo doniamo in beneficenza? Ho Ok, bellissimo pensato tra così, l'altro il no? gesto. E io so che c'ho un seguito sui vari social, perché so comunicare, comunque il mio ruolo è quello del comunicatore, di intrattenere, e quindi ho chiesto alla community, ho chiesto ai miei follower, ho chiesto anche alle persone che avrebbero voluto giocare questa partita, che è poi stata chiamata la partita del cuore, se volevano donare, se erano disposte a donare una piccola cifra. Poi c'è chi è stato chi ha donato di più, chi ha donato di meno, però io ho consigliato una cifra minima di 10 euro, un po' come una pay per view, chiamiamola così, una sorta di pay per view, ma tutta in beneficenza, anche perché io ho sempre streamato, ma non l'ho mai fatto per motivi monetari, perché non ho bisogno, ho un mio lavoro, mi piace tantissimo quello e non lo cambierei per giocare ai videogiochi. Ci gioco per me pura mera passione. Quindi l'incontro è stato questo, che poi dal 2021 ho deciso anche di diventare una persona un po' migliore, cioè ci sto provando pian piano. Quindi io da sempre mi applico al sociale quando posso con cause di beneficenza. In questo caso mi sono dovuto mostrare io in prima persona, mettere la mia immagine, mettere il mio ruolo. Non era una cosa facilissima perché non è nemmeno semplice farlo, organizzarlo, metterci anche la faccia. Io tra le varie cose poi ho scelto Nutrimente perché io primis ho vissuto degli anni di depressione, cioè non lo sanno tutti, ma perché non è una cosa che si racconta così tutti i giorni. Ho vissuto diversi anni di depressione e ho avuto anche dei problemi legati all'alimentazione che ne sono conseguiti. E Halo è stato un gioco che comunque mi ha fatto uscire, cioè mi ha fatto riscoprire un po' la vita. Cioè, e una cosa bella che fa Nutrimente, che poi io mi sono informato, ma non troppo, cioè cercavo una Onlus che trattasse disturbi alimentari. Poi io non ho mai, nessuno mi ha domandato perché questo, perché quell'altro. E difatti quando mi è arrivata un po' l'intervista che mi hanno richiesto, ho avuto un po' di magone, si può dire, perché io volevo donare e finiva lì. Facevamo la partita, arrivavano altre donazioni, l'associazione prendeva visibilità, ma non volevo parlare io in prima persona, capite bene? Certo. Perché non è semplicissimo No, esporsi a questi assolutamente, livelli. credo sia difficilissimo aprirsi, Sì, come ti sei aperto tu. però visto che è una cosa che è stata, tra virgolette, trattata prima con Filippo, e Filippo mi ha detto: guarda, vai tranquillo, è a ruota libera, potrai parlare di quello che vuoi, quello che ti senti. Sì, Ho assolutamente. accettato l'invito anche perché l'obiettivo mio non è solo quello di
raccogliere dei fondi per l'associazione, ma quella di dargli della visibilità. Cioè, era quello il motivo principale. Poi, sai, magari la gente si può abbonare anche a donazioni continue, loro hanno diversi metodi di pagamento e quello era il mio interesse. Anche perché, concludo, è un po' lungo, ditemi poi se sforo o meno. La cosa che può, cioè oggi io avendo avuto questi problemi molto prima del lockdown, 5-7 anni fa, ora non ricordo, anche perché molte cose le rimuovi in queste fasi, immagino quanto possa essere difficile per una persona che magari non ha una passione come può essere un videogioco e quindi qualcosa in cui esternare, incanalare questi dolori. E magari si ritrova chiusa in casa, che non può uscire, non può frequentare amici, e diventa una cosa difficile. E poi la cosa che fa Nutrimente, e chiudo qua, è questa, che loro si occupano di disturbi alimentari dopo la terapia. Cioè molti parlano dell'inizio. L'inizio è una fase ed è molto pesante, vi dirò. Ma c'è la fase dopo, che è quella di tornare alla normalità, quella di trovare degli obiettivi, quello di trovare delle cose su cui cambiare. Cioè, e spesso io mi ricordo che quando si soffre di depressione inizia a dire ok, le cose stanno andando bene, ma se poi non ho nulla di cui lamentarmi, cioè qual è il mio obiettivo? Cioè, capisci cos'è la mia vita? E diventa molto complicato. E quindi io mi sono informato abbastanza e ho scelto Nutrimente come associazione. Poi io, come dico, ringrazio tutta la community di Halo, tutti i miei follower, tutti i donatori e la stessa Nutrimente che mi ha subito accolto l'invito quando gli abbiamo scritto, che io mi metto anche nei loro panni: guardi, sono Marino Tulipani, gioco ad Halo, ho litigato con un mio amico, però vogliamo donare l'intero incasso in beneficenza. E loro mi hanno detto: grandi, non sappiamo com'è, non sappiamo dove si vede, però se lo fate. E Bello, poi gli ho bello. mandato gli screenshot delle varie donazioni, stiamo arrivando a un bel numero e puntiamo ad arrivare a molto di più entro il 31, che è la data finale della Tra l'altro partita. non ci vuole niente per fare una donazione, lo dico a tutta la chat. Io personalmente l'ho fatto con PayPal. Ragazzi, semplicissimo e fate una cosa bellissima. Ma piuttosto, Nutrimente. Colgo un attimo l'occasione perché l'ho ringraziato tramite i social, ma non l'ho fatto di persona, quindi colgo l'occasione, Marino, per ringraziarla. Grazie. Intanto Dammi per pure del l'iniziativa. tu, dammi del tuo pure, sì. Ah, va bene. Intanto per l'iniziativa, che effettivamente ci ha un po' colte di sorpresa perché come fascia di età. Come dire, Twitch non è stato subito qualcosa che abbiamo capito, abbiamo dovuto un po' studiare, lo devo ammettere, ma anche insomma, per la partecipazione stasera e per ammettere di avere avuto dei problemi in prima persona, perché posso dire che è uno dei motivi per cui è anche nata Nutrimente. Per poter parlare di questi problemi e in qualche maniera di normalizzarli. Perché i disturbi alimentari sembrano qualcosa che riguarda qualcuno che non conosciamo, forse conosciamo, ma che non sappiamo che tipo di problema ha, come sta, e si fa fatica a capire, ma anche ad aiutare, volendo aiutare chi soffre di un disturbo alimentare. E quindi uno Certo. dei, come dire, dei nostri obiettivi come associazione è anche quello di parlarne in un modo che possa arrivare a tutti e non che rimanga solo tra noi, personale sanitario, possiamo dire, che continuiamo ad informarci, a condividere le ricerche, gli aggiornamenti, però lì rimane, ecco. Ecco, a riguardo, che percorso intraprendete? Quando avete a che fare con una persona con disturbi alimentari. Allora, intanto parto col dire che noi come associazione siamo un gruppo di psicologi e medici che
che già lavoravano nei disturbi alimentari, quindi come trattamento, come terapia, nell'ospedale San Paolo di Milano. Però ci siamo resi conto che c'era un limite, ovvero che potevamo intervenire soltanto quando c'era già un disturbo e non potevamo fare nulla per prevenirlo, essendo appunto un ambulatorio di trattamento. E quindi la scelta di creare Nutrimente, questo nel 2013, è nata proprio dal fatto di voler fare prevenzione e quindi impedire in qualche modo la diffusione dei disturbi alimentari, che sono una delle emergenze di questo tempo. Magari non un'emergenza rumorosa, okay? Però sono degli disturbi sempre più in aumento e che Certo. riguardano tutta la popolazione. Rispetto alla domanda, quando una persona ci contatta lo fa per diversi motivi, o perché appunto ha un disturbo e non sa a chi rivolgersi. Quindi noi facciamo da ponte tra le varie realtà territoriali pubbliche che ci sono in Italia, su tutto il territorio, ed eventualmente anche su quelle private, perché uno dei problemi che hanno le strutture sono i tempi di attesa, che Certo. possono arrivare anche ad alcuni mesi, e a volte invece il problema è in acuto, no? È grave, va trattato immediatamente, non E si va può. Esatto. trattato subito, infatti, stavo per dirlo. Oppure la persona che ci contatta ha avuto un disturbo alimentare, magari lo ha ancora, però lo gestisce, è in cura, in trattamento, ha una rete di professionisti che lo stanno aiutando e vuole riavvicinarsi ad alcuni aspetti legati più a una normalità. E Certo. quindi ci chiede questo. Un altro tipo di contatto che può capitare di avere invece sono i familiari, tendenzialmente i genitori, che non sanno che cosa fare, non sanno come E vi comportarsi e quindi contattano. ci chiedono aiuto. Poi, a parte le persone legate direttamente ai disturbi alimentari, quello che facciamo è andare anche nelle scuole, nei centri sportivi. Abbiamo organizzato tanti eventi anche col Comune di Milano per parlare e spiegare a tutti non soltanto i disturbi alimentari, ma anche qual è il corretto rapporto col cibo, con l'alimentazione, col proprio Esatto. corpo, ma anche con le emozioni. Una domanda che le volevo fare era: che cos'è effettivamente un disturbo alimentare? Allora, si parla di disturbo alimentare quando c'è un'alterazione cronica nel rapporto col cibo e con il modo di percepire il proprio corpo, che in qualche maniera si vede sbagliato perché è troppo grasso. Questo tendenzialmente riguarda il mondo femminile, no? Il problema del grasso, ma non solo. Oppure troppo gracile, troppo poco prestante invece quanto riguarda il mondo maschile, perché è una Ecco, cosa che infatti una domanda che volevo farle appunto è se c'è una prevalenza di disturbi alimentari in base al sesso, ecco. Allora, rispetto ai numeri che abbiamo, la prevalenza è di 1 a 10 1 a rispetto 10. maschi femmine. Però bisogna anche dire una cosa, che i maschi, io parlo di maschi in generale perché a volte il problema inizia anche da bambini, quindi non solo da ragazzi o da uomini. I minori è un discorso a parte perché i minori comunque vengono presi in cura perché c'è l'attenzione genitoriale, però purtroppo quando l'età si alza i maschi fanno più fatica a chiedere aiuto per il loro problema, perché lo considerano un problema femminile e quindi si Certo. vergognano di rivolgersi a uno specialista. Ma non è soltanto questo. Il problema è che quando l'alterazione riguarda l'aspetto relativo ai muscoli, all'allenamento sportivo, perché ci può essere ad esempio un'ossessione, una focalizzazione su quello, oppure su un tipo di dieta iperproteico per fare massa. Questi aspetti sono più accettati socialmente, sono meno Certo. visti come un problema e quindi
anche la persona che soffre di questo disturbo, perché poi ha comunque un costo, magari non realizza che dovrebbe chiedere aiuto, perché lo che vede è la normalità, no? Esatto, quello che pensavo infatti oggi è che comunque per avere disturbi alimentari, credo, da ignorante, tu non devi essere per forza anoressico o al contrario bulimico. Tu puoi avere dei disturbi alimentari, credo, anche probabilmente con una forma socialmente, diciamo, ok, socialmente che vada bene. Infatti la domanda che volevo fare era proprio per entrare nello specifico è se ci sono dei tipi di disturbi alimentari che magari noi conosciamo meno rispetto a quello che magari può essere, noi conosciamo le parole, L'anoressia o la l'anoressia, la bulimia, bulimia, ecco. però magari ci sono delle sfumature o comunque degli altri tipi di disturbo che noi magari non conosciamo. Quindi questa era pure una cosa che volevo chiedere. Allora, l'anoressia è quella che conosciamo tutti perché si vede, ok? O almeno siamo convinti che si veda, perché pensiamo alla persona pelle e ossa con un peso bassissimo. In realtà tante persone anoressiche rimangono in un range, in un confine che è quello tra il normopeso e il basso peso e quindi sono in qualche maniera mimetizzate. È un po' come se trovassero un equilibrio nella disfunzione. La bulimia effettivamente è invisibile, no? Allora, magari spiego anche un po' i Sì, termini perché infatti, giustamente. spieghiamolo perché io personalmente ne so poco e niente, come credo anche in chat, magari qualcuno è molto interessato nello Sì, ci specifico. sono persone interessate, lo so per certo. Ok, allora, l'anoressia è un disturbo in cui c'è una deliberata diminuzione dal punto di vista quantitativo dell'assunzione di cibo, con una conseguente perdita di peso rispetto ovviamente ad età, sesso e salute. Ok, quindi è una perdita di peso importante oppure una perdita di peso molto veloce. Questa condizione è associata alla paura di ingrassare e anche al modo in cui la persona si vede, c'è un'alterazione, è un po' come se si guardasse allo specchio e vedesse una persona molto diversa e che non le piace assolutamente. Aspetti di questo disturbo sono una bassa autostima, quindi una persona non pensa di avere un Certo. valore di per sé e allora lo lega al peso, al non mangiare, no? Se faccio così, allora vuol dire che vado bene, che posso essere accettata e posso stare tranquillamente tra gli altri. Queste condotte, quindi diminuire l'assunzione di cibo oppure arrivare all'eliminazione di nutrienti importanti, quindi i carboidrati, i grassi, magari si accompagna all'attività sportiva. Quindi da una Certo. parte non si mangia, dall'altra si inizia a fare tanto sport. E questo può entrare in un'escalation in cui c'è un continuamento di queste condotte e quindi Questo. un conseguente diminuzione del peso. Esatto, questo è un vero e proprio modo per nascondere appunto un disturbo, no? O mi sbaglio? Diciamo che è la manifestazione di un disagio, cioè di un malessere che la persona avverte, magari una difficoltà nella gestione di aree della vita che diventano troppo stressanti o che sono incontrollabili. Quindi questo tipo di strategia, di condotte, è un po' come riprendere il controllo, come affermare se stessi attraverso la perdita di peso. Appunto alla diminuzione del cibo. E questa è l'anoressia. Ovviamente porta ad avere poi una situazione di salute che più si abbassa il peso, più diventa preoccupante e allarmante, no? Anche per chi si trova vicino a una persona anoressica. La bulimia invece è molto meno visibile. E Certo. anche rispetto a quando la persona chiede aiuto, passano tanti anni, mi pare che la media è 7 anni,
Perché il comportamento della persona bulimica è quella di fare delle abbuffate e poi avere delle condotte, che non sto qui ad No, ma approfondire. guardi, le possiamo dire apertamente. Possiamo dirle apertamente. Queste condotte sono il vomito autoindotto, oppure il digiuno, oppure l'eccesso di sport. Ok, o anche magari il famoso, come ne è trattato anche in tantissimi film, il vomito. Esatto, il vomito autoindotto, oppure l'uso di lassativi o diuretici perché c'è la falsa credenza che ti aiutino a dimagrire. In realtà aiutano a perdere solo lipidi e quindi aggravano ancora di più La situazione. il problema. Certo. Perché dico che la persona fa fatica a vederlo come un problema? Perché sono degli episodi che dal punto di vista della persona sono gestibili e in qualche maniera l'aiutano a stare meglio e a come dire, funzionare normalmente. Però con l'andare del tempo questi comportamenti occupano sempre più spazio e hanno un costo, perché le abbuffate hanno anche un costo Certo. economico di cibo e anche doversi nascondere, perché ovviamente, come potete immaginare, non sono delle cose che la persona fa davanti a tutti, perché sono associate al senso di colpa e alla vergogna. Anzi, E la quindi, nasconde a maggior ragione. Credo eh sì. che chi ha un disturbo del genere. Guardi, io forse questo qualche disturbo ce l'ho sicuramente alimentare. Anche perché mi capita, anche in base all'umore, di fare grandi abbuffate o addirittura di... Se sto magari... sono felice, è come se io avessi una assuefazione addirittura della fame. Come se appunto questo... il sentirmi bene o male influisce su questa cosa. Suo rapporto col cibo. Allora, Filippo, hai centrato un punto importante che è bene chiarire. Allora, il cibo per noi ha tante funzioni. Ovviamente la principale è quella di tenerci in vita, Sì, quindi di ovvio. nutrirci, ma ha tantissime anche sfumature che riguardano altri bisogni fondamentali, come ad esempio il piacere, la gratificazione, la ricompensa, la coccola. Soprattutto quest'anno il cibo ha assunto un'importanza maggiore, no? Nelle nostre vite. Parlo insomma, dei lockdown forzati in cui l'unica cosa Certo. sembrava cucinare e mangiare quello che avevamo Grandi cucinato. abbuffate. Ci siamo improvvisati tutti, quasi tutti degli chef. Io personalmente sono diventato un 4 stelle Michelin. Non so voi, Tumorino, ad No, esempio. io non cucino, io al limite Come uno non cucina? Tu sei il ordino, pascià, no, vabbè, diciamolo. non sono proprio un amante di cucinare, cioè, Servito e riverito. esatto, mi piace più quello stile di vita, ma non proprio perché non è una cosa che amo fare, proprio cucinare, preparare gli ingredienti, anzi, io mangio. Dopo che sono uscito da questo percorso, tuttora non è semplicissimo anche parlarne in pubblico, Certo. Ma infatti però sì, no, puoi dire però la qualsiasi cosa e gente sa che comunque non sei libero. ho un'ottima alimentazione perché mangio tutto cibo preconfezionato e quant'altro. Chiaramente a distanza di anni i problemi che avevo negli anni precedenti sono molto ridotti. Questa è una cosa su cui tranquillizzo tutti nel caso poi mi scrivessero dopo la live. Guarda, No, sto in dopo ti ottima mando un salute. messaggino, comunque. Però sì, però esatto, cioè, come ha detto Filippo, e come ha detto anche la dottoressa, il mio intento principale è quando è arrivato il discorso nutrimento, che era l'associazione a cui ho deciso che a cui sarebbe stata dedicata la partita tra me e Xavier. Ho voluto anche affrontare questa tematica, non solo perché ha preso me in prima persona, anche perché se non era per Filippo non usciva nulla sul mio passato e quant'altro,
ma anche per un semplice fatto che Halo è un gioco giocato da uomini, praticamente. Diciamolo, Halo è un videogioco di Xbox, dove noi ci siamo conosciuti, tra l'altro. E mi fa piacere che sia un mezzo per pubblicizzare delle, intanto, eventi divertenti, cioè, ecco. E poi che ci possa essere uno sbocco. C'è pregiudizio su queste cose. Sì, che ci sia un po' c'è un po' di pregiudizio. Però che si unisca, esatto, questo, cioè, al divertimento, in realtà, un'opera benefica come questa. Intanto poi è stato questo che come diceva la dottoressa, io non sapevo nulla di questa possibile intervista, anzi tentavo il più possibile di dire includete anche i commentatori che commenteranno la partita, che sono Weiste e Nuri, ci sono tanti ospiti speciali, l'hanno organizzato la mia Spartan Company, ci sono Spartan Company rivali e quant'altro, cioè non volevo metterci proprio io in prima persona. Però tu sei una persona molto carismatica, almeno io ti ritengo una persona molto carismatica, e quindi mi sei sembrato, insomma, il capostipite, il portabandiera. Il portabandiera. Perché io ho detto, ragazzi, io giusto per ricordare una delle modalità di Halo, 3-4 anni che streamo, non vi ho mai chiesto un euro, non ho attivato le subscription perché non me ne faccio niente, ma dateli a loro, cioè, detto, cioè dateli, fate un'opera a loro. E poi la mia idea è stata quella proprio di sensibilizzare il pubblico, cioè, perché ho letto di nutrimento e quant'altro, e loro fanno un ottimo lavoro di sensibilizzazione, di informazione, ed era quello che volevo fare io nel mio piccolo, insieme alla raccolta fondi, era quella di poter sensibilizzare il pubblico di Halo, perché comunque è un pubblico maschile, come dice la dottoressa, anche femminile, c'è qualche femmina, certo, chiaro, ma quello che volevo ricondurmi alla prima che ha detto la dottoressa, magari c'è qualche maschio che può cadere in questa trappola, in questi problemi, e non lo dice perché per vergogna, magari per vergogna, perché comunque non voglio dire che sia un problema femminile, ma la maggior parte è quella, la statistica, però come sa bene la dottoressa, come l'ha già detto, è anche perché dei numeri probabilmente sono sfalsati per la storia di come l'uomo si comporta, certo, nella società di oggi. Poi è un problema anche sociale. Certo. Comunque, volevo fare delle domande direttamente dalla chat. Sì, provengono dalla chat queste domande. Una è, io vorrei sapere il percorso che viene intrapreso, ma questo l'abbiamo toccato poco fa. Ma che collegamento c'è tra ansia e difficoltà a mangiare? Allora, perché quando andiamo in ansia, intanto chiariamo che l'ansia è una delle nostre emozioni e fanno parte, come dire, del nostro bagaglio che ci aiuta a vivere, ok? Quindi l'ansia è un segnale, semplicemente, che nella nostra realtà c'è una minaccia da affrontare. Quando proviamo ansia, a volte quello che può succedere è può andare in due direzioni che sembrano opposte, ovvero ci si chiude lo stomaco, quindi perdiamo l'appetito, oppure al contrario abbiamo bisogno di mangiare in qualche maniera per gestire questa ansia. Questo perché? Perché, come ho detto prima, il cibo non è semplicemente nutrimento, ma va a influenzare tutta una serie di meccanismi biologici che sono legati al nostro benessere. E per quanto riguarda appunto il circuito dell'ansia, viene in qualche maniera silenziato grazie al cibo, ed è per questo che a volte le abbuffate sono innescate dai sentimenti legati all'ansia. Ripeto un attimo, mi ricollego un attimo con quello che stavo dicendo prima, perché sì, se no diamo, certo, il messaggio che se uno si mangia un biscotto in più o non lo so, o si finisce tutta la scatola di pizza, sta facendo una abbuffata e quindi automaticamente ha un disturbo alimentare. No. Allora, noi possiamo deliberatamente decidere di mangiare tanto fino a scoppiare, e lo facciamo tutti noi nella nostra vita. Pensiamo a Natale, che è appena trascorso, alle cerimonie, ai banchetti a cui partecipiamo, dove di sicuro mangiamo più di quello che ci serve. Okay? La condivisione. Ma una buffata. Esatto, perché
è anche un altro aspetto del cibo, no? È quello della convivialità. Poi, soprattutto dal punto di vista culturale, nel nostro paese la cucina è davvero un modo per stare insieme, ma anche per dirsi ti voglio bene. Poi qui in Ok? Sicilia, In Sicilia qua, è uno strumento sociale. qua non so, non so se Praticamente i. Marino, non so se Marino qui ha avuto modo di vedere come mangiamo Ma noi. io ho fatto pure la testimone di nozze in Sicilia, quindi poi sono stato con i Ehi, ragazzi. vabbè, allora ti sei Ho seduto a mangiare fatto e allora ha fatto tutto da all'alba e detto testimone andiamo. che Tutto un vacanze bel sono due giorni a percorso. sacca. Comunque, mi scusi se l'ho Anch'io interrotto. sono siciliana, quindi ben Ah, in mente di cosa stiamo parlando. Ah, Si ci fa scoprono piacere comunque questo. queste cose, comunque. Credevamo Sono foste tutti in in incognito in incognito, Lombardia. anche dall'accento è in incognito. Eh sì, perché ormai sono tanti Sì, anni, dal immagino. 2005 che vivo qua. Mi scusi se l'ho Allora, la interrotto. differenza tra quando scegliamo di mangiare tanto e di goderci quello che stiamo mangiando è una buffata all'interno di un disturbo come la bulimia, è che intanto nella bulimia non c'è nessun piacere. Cioè, la persona non si mangia tutte quelle cose perché è golosa e assapora il cibo, anzi. A volte non lo assapora per nulla, lo ingolla e basta semplicemente per sentirsi pieno. Esatto. E poi ci sono tutti i sensi di colpa, ma che non può essere, che non è il nostro senso di colpa del giorno dopo, il 25 dicembre, che diciamo, forse dovrei farmi una passeggiata, magari uno di questi giorni. Ha un senso di colpa che crea un malessere fortissimo. E soprattutto diventano una trappola, proprio come ha detto Marino, perché sono dei comportamenti che da abitudine, quindi scelgo io quando fare questa buffata, diventano in qualche maniera un circolo vizioso. Cioè, ogni volta che ci sono dei trigger che possono essere mi sento in ansia, ma possono anche essere altre emozioni, quello è l'unico comportamento che io utilizzo. Non la sentiamo più. Mi interrompo perché sennò tendo. No, No, in no, realtà ok. Ah, mi ero fermata perché non ok. vorrei fare un monologo, perché in realtà No, 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 effettivamente potrei è andare per tutto. ore, quindi. Volevo leggere un'altra domanda che penso sia interessante e credo che il termine che ho usato qui, penso che lei lo possa capire, ma noi no. C'è una domanda cioè, di una nostra ascoltatrice che dice: Buonasera ragazzi, io vorrei sapere se c'è una relazione tra il disturbo da diformismo. Da Dimorfismo. dimorfismo corporeo e i disturbi Dismorfismo alimentari. corporeo. Sì, qui l'ha scritto dimorfismo, forse è sbagliato a scrivere. Comunque, forse disformismo. Ok, no, io ho letto quello che c'era Anche scritto, io anche credevo male l'ho fosse letto. giusto, in realtà. Allora, questo può essere sia un disturbo a sé stante che un disturbo collegato ad altri disturbi alimentari. Ed è caratterizzato dall'alterazione rispetto a come ci si vede. Quindi la persona tende a esagerare dei difetti che possono, ma anche possono non esserci, e che diventano quasi un chiodo fisso e dal quale dipende tutto il resto del modo di percepirsi della persona. Faccio un esempio, no? Ho le cosce grosse, ho i rotolini sulla pancia, quindi sono un essere umano pessimo e non capisco perché le persone continuano a parlare con me. Ok? Sì. Sì, Ha senso quello che dico? no, ok. sì, è chiaro, è chiarissimo. Penso che sia il punto focale della domanda. Comunque dice sì di aver sbagliato, che era il correttore automatico, effettivamente. Quindi si scusa per aver scritto dimorfismo. No, ma è anche difficile da pronunciare la parola, quindi. Infatti io l'avevo letto male, quindi anche a C'è prescindere, anche addirittura. un'altra domanda, però più sul personale nutrimente, che chiede: i professionisti a cui si appoggiano sono solo medici e psicologi? Cioè, ci sono solo medici e psicologi Allora, o anche altre figure?
Allora, noi al nostro interno abbiamo anche ovviamente psichiatri, che sono comunque sempre appartenenti alla professione medica, e dietisti e nutrizionisti, perché con il passare degli anni abbiamo, come dire, aumentato l'offerta rispetto ai nostri progetti e quindi portiamo avanti anche dei progetti che riguardano semplicemente la corretta alimentazione. In un sano rapporto col cibo. Pronto? Non mi sentite più? Sì, Ah, no, ok. avevo Ok, ogni risposto alla tanto, domanda. perché siamo andati un attimo cioè si vede prima il video che l'audio, quindi siamo andati un attimo in Ok. asincronia. Poi rispetto ai nostri soci, abbiamo negli ultimi anni anche coinvolto dei genitori, perché organizziamo dei gruppi sia di mutuo e autoaiuto, quindi sono praticamente gestiti dai genitori, ma a breve partirà anche un gruppo psicoeducativo, rivolto ad approfondire tutte le tematiche dei disturbi alimentari, perché come possiamo immaginarci, un genitore che si trova ad avere un ragazzino, una ragazzina che cambia il proprio comportamento da un giorno all'altro rispetto al cibo, al suo aspetto fisico, è abbastanza destabilizzante e non ha gli strumenti per capire che cosa sta succedendo. Certo. E un'altra domanda Poi, che... come Sì. associazione, abbiamo anche dei soci sostenitori che si possono iscrivere alla nostra associazione e ci sostengono, ad esempio, con eventi di Il signor Marino. beneficenza, esatto, con contributi o semplicemente parlando di noi. Ah, ok. Ma io ho una domanda che... Una cosa che mi chiedevo oggi. C'è una fascia di età sensibile nei disturbi alimentari oppure trattate dagli più piccoli ai più grandi effettivamente? Allora, le nostre attività sono dirette a persone adulte, quindi non ci occupiamo della fascia con disturbi alimentari dei minori, ma andiamo anche nelle scuole a fare prevenzione, quindi anche nelle scuole primarie e quindi lavoriamo anche con i bambini. Ci sono dei momenti nella vita in cui siamo, possiamo dire, più esposti allo sviluppo di un disturbo alimentare, che nei bambini riguarda gli 8-10 anni. Poi c'è un periodo dell'adolescenza e questo è un problema più nei disturbi alimentari femminili. Più rari sono i disturbi alimentari in età adulta, ma più rari non vuol dire che non ci Che non sono ci anche siano. disturbi alimentari che vengano sì in età adulta. Io parlo sempre per statistiche, che vuol dire grandi numeri, Certo. quindi non, Che appunto non può. probabilmente ci sono anche persone che a 60 anni sviluppano un disturbo Che appunto alimentare. non può combaciare appunto col discorso che ha fatto prima, che magari tanta gente prova vergogna ad avere magari un disturbo, o magari non lo sa nemmeno, cioè non Sì. riesce a sentire quel campanello d'allarme. Infatti, Esatto. questa era una delle Perché domande che a volte è volevamo come se si fare. trovasse un equilibrio col proprio disturbo. Esatto. Ma E quindi non si riesce a vedere come un problema. appunto un campanello d'allarme. Quale potrebbe essere? Cioè, come possiamo Allora, riconoscerci noi o ad avere riconoscere o qualcuno. riconoscere qualcuno? Riconoscere che c'è un disturbo alimentare. Allora, i campanelli possono essere dal punto di vista fisico, quindi ci sono dei problemi a livello della salute. Quando appunto arrivano in ospedale le persone spesso è perché hanno avuto uno svenimento, dei giramenti di testa e hanno fatto degli accertamenti e magari poi il medico in qualche maniera li ha direzionati verso questo tipo di trattamento. Nel comportamento, quindi che la persona si rende conto di avere un problema, di solito rispetto al controllo, perché all'inizio, siccome la sensazione di avere un maggiore controllo non solo su
comportamento, ma su tutto quanto riguarda la propria vita. È come una specie di superpotere quasi, controllare il cibo, che si trasmette poi in un aumento della tua stima e quindi una maggiore sicurezza. Ma questo è davvero momentanea come sensazione. Quello che poi accade è che quello che sembra una mia scelta diventa qualcosa che mi controlla, diventa una vera e propria dipendenza, e a quel punto fa paura. Certo. Io prima all'inizio ho detto che in alcuni casi anche i genitori hanno chiamato direttamente l'associazione Nutrimente. Però mi sorge una domanda, visto che io da siciliano, quale sono, ho una mamma che praticamente cucina come se fosse Capodanno tutti i giorni, no? Potrebbe effettivamente la famiglia o un genitore influire su un disturbo alimentare o crearne uno? Allora, i disturbi alimentari dobbiamo pensarli come una ricetta. Per avere un disturbo alimentare ci devono essere diversi aspetti che si presentano tutti insieme. E questi aspetti potrebbero essere aspetti biologici, quindi relativi alla genetica, e di questo campo sappiamo ancora molto poco. Quindi ci può essere una predisposizione. Ok, certo. Ci sono dei fattori ambientali, e nei fattori ambientali po possiamo dire che rientra anche la famiglia, la cultura, la società. Ad esempio, questi disturbi vengono spesso associati come disturbi della società moderna, perché in passato non esistevano. In realtà ci sono esempi anche molto antichi, però di sicuro non c'era questa diffusione come al giorno d'oggi, in cui c'è l'imperativo della magrezza, la grassofobia, la cultura della dieta perenne. Certo, sì, fenomeno sociale, come dicevamo. Certo. Esatto, poi ci sono degli aspetti che riguardano la persona, il suo modo di essere, e quindi, come abbiamo detto prima, dei problemi legati all'autostima, quindi alla sicurezza personale, dei problemi magari legati al rapporto con l'altro, dei problemi legati al controllo e al perfezionismo. C'è una Certo. predisposizione in persone molto controllanti e che tendono a una perfezione patologica, ovviamente. Tutti questi fattori poi si devono in qualche maniera unire e scatenarsi rispetto alla presenza di un evento stressante nella vita. Spesso e Sì, volentieri, infatti ok? Ma in c'era alcuni casi qualcuno. non c'è nessun evento scatenante. C'era una domanda a riguardo, infatti. Leggo io? Sì, fai tu. È una domanda che ci viene fatta che recita: il disturbo alimentare scaturisce da traumi infantili oppure si manifesta anche con traumi differenti che avvengono in età adulta? Questa è una domanda in cui forse parzialmente abbiamo già risposto, più che traumi, cioè il discorso dell'età è abbastanza ampio Però come sui ventaglio. traumi, Sui effettivamente, traumi non magari. abbiamo. Allora, facciamo una specifica. Trauma infantile e trauma nell'adulto non sono la stessa cosa. Per un bambino, delle esperienze traumatiche rientrano tutte quelle esperienze che non può gestire. Perché un bambino non ha degli strumenti cognitivi per elaborarle, per capirle. Ok? Certo. Non parliamo quindi semplicemente, non so, di abuso, di maltrattamento, di negligenza, di fatti estremi. Okay? Un'esperienza traumatica può essere anche, non so, la depressione della mamma, oppure un lutto in famiglia che influenza il clima e la composizione della famiglia. E ci sono degli studi che dicono che i traumi infantili predispongono in generale allo sviluppo di un disturbo mentale da adulto, ma anche lì nulla è ineluttabile, ok? Non è perché ho avuto una brutta
esperienza quando ero piccolo, che allora sono spacciato e la mia vita è segnata. Come dicevo, deve esserci una costellazione di fattori ed eventi che si presentano tutti La insieme. ricetta di cui parlava prima. La ricetta, sì. Esatto. Ad esempio, nell'adolescente può essere il passaggio in una nuova scuola, quindi trovarsi con persone nuove, con nuovi compagni, oppure delle difficoltà a livello scolastico quando si è andati sempre bene. Certo. Ma cioè, intanto c'è Marino che è silenziosissimo. Io vorrei che intervenisse ogni Guarda, io tanto. vedo che è molto assorto, molto È attento, molto attento. veramente. Allora, purtroppo siamo stati tutti vittima di una pandemia. Vittime. Non so parlare in certi momenti. Vittime di Non una si parlate mai. pandemia. Il Covid. Marino, tu durante la quarantena, parlaci un po' come te la sei passata tu, il lockdown, anzi i Ho giocato ad lockdown. Vabbè, Halo, ho giocato ad Halo. ovviamente a livello alimentare, se ce ne vuoi Ah, parlare. ok, no, perché volevo parlare anche del cyberbullismo che mi hai fatto te venendomi a cercare con i tuoi amici terroni, eh. Questo solo perché ti voglio tanto Dissociamo bene. ovviamente Io da mi queste dissocio. parole. No, però Questo si ci sarà scherza. un'altra diretta dedicata. Cyberbullismo. Guest star Diresti. Marino Tulipani. Comunque, Ma sull'alimentare io comunque, come dicevo, ero abbastanza attento perché comunque è un'associazione che prima di decidere a cui donare insieme alla mia Spartan Company, UFOS Italia, abbiamo cercato insieme a chi donare. E volevamo affrontare insieme questa tematica perché comunque la mia squadra è sempre stata vicina a me, quindi ha capito subito che era quello che volevamo fare tutti quanti come gruppo. Mi fa strano tornare a parlare di queste cose in prima persona perché la dottoressa lo sa meglio di me, cioè, è come un passato, cioè, non certo. ricordo molte cose di quello che mi è successo, molte cose me le raccontano magari parente o l'amico, ma io in quel periodo, in quel lasso di tempo, quasi rimosso tutto, cioè. Sono passati degli anni, sono stati un paio di anni in cui non ho molti ricordi esatti, quindi molte cose magari non me le ricordo. Poi in quel periodo avevo proprio deciso di non utilizzare più social network, che è un paradosso perché oggi sono la mia fonte di reddito, il mio lavoro, e quindi non ho nulla di documentabile su quello che ho vissuto. Però pian piano, quando la dottoressa parla, mi ricordo qualche spezzone di vita ed è sempre difficile poi stare dentro e parlarne, anche perché ho detto a Filippo: guarda, non la vorrei fare, ma non che non credo nel vostro podcast e quant'altro, perché lo Certo, no, no, seguo ovvio. di nascosto, ma lo seguo perché non voglio dargli troppe non voglio farlo troppo felice, però sì, io guardo le differite, però esatto, sapevo già che era una cosa molto forte, però ho detto tra me e me, se posso essere tra virgolette d'esempio a uno solo che gioca a un videogioco o uno solo che è un follower di Nutrimente, uno vostro e comunque dice Certo. l'ha detto lui e può essere d'aiuto a me per uscirne, per trovare delle persone che mi possono aiutare, è una vittoria per me, capisci? Sì, Quindi dal assolutamente. lato Questo non è è assolutamente facile, non è lodevole bello. e ti Non è ringraziamo comunque. il mio stile, capisci? Dire ho avuto questo, è successo questo. Ma È una cosa infatti che non mi piace. il coraggio che hai avuto nel dire queste cose tue personali, io lo ammiro tantissimo. Non lo Sì, noi ti fanno. No, sì, ringraziamo. ti Ti ringraziamo ringraziamo tantissimo. veramente. Non lo fa nessuno, cioè, perlomeno lo fanno in pochi. Poter ammettere anche a se stessi certe cose non è facile. E per noi, tipo, questa sincerità che ho avuto nei confronti di tutte le persone che in questo momento ci stanno guardando o Penso che sentendo, comunque se per delle noi è persone hanno bellissimo. donato al di là della cifra, delle persone comunque mi seguono, delle persone comunque sono arrivate a Nutrimente, poi seguono anche voi e poi c'è stato questo, diciamo, mashup dove si è mescolato tutte quante le community e
si sono combaciate tutte e si richiede la mia partecipazione, penso che la cosa più corretta a fare sia essere abbastanza diretti, abbastanza limpidi con il pubblico che mi sì, segue, sono d'accordo, senza nascondere nulla, perché come dice la dottoressa, sono cose normali che può succedere a chiunque e anzi, forse parlarne, prendere un personaggio che è quello del Marino Tulipani, che non è Marino Marchi, e renderlo un po' più umano, meno spettacolo, meno così, possa far bene alle persone, perché non è Marino Tulipani, Marino Marchi è la stessa cosa. Certo. E anzi, forse è stato probabilmente un po' come Clark Kent e Superman, diciamo. È stato, cioè, molti lo sanno, perché chi mi ha seguito su Halo, specie agli inizi, quando sono arrivato, sì, è stato una sorta di personaggio che poi è diventato quasi 100% me. Cioè, pure mia sorella ormai mi chiama a momenti Marino Tulipani, per farti capire. Sì, ma anche la mia fidanzata ti chiama Marino Tulipani. Ma perché io ho detto, pure a scuola c'era gente che giocava ad Halo e mi conoscevano a scuola anche come Marino Tulipani, perché poi c'era anche lì l'Xbox Community ai tempi. Ed è stata una cosa che mi ha aiutato ad uscirne, quindi l'avere avuto degli amici. Cioè, io la prima cosa che ho fatto, poi non c'erano tutti gli strumenti quando ho avuto io questi problemi. Non c'erano tutti questi strumenti, tutte queste associazioni, comunque stiamo parlando del 2021, quindi si stanno cambiando anche diverse cose a livello di informazione, a livello culturale anche. Esatto, quindi non c'è più solo uomo e donna, non c'è solo donna e donna, non c'è solo uomo e uomo, e quindi chi oggi arriva è fortunato, cioè può vedere una luce in fondo al tunnel, certo. Mi piace dire così, mentre chi prima di me è brutto a dire, molti non ce l'hanno fatta. Certo, sì, sono d'accordo. È una domanda interessante dalla chat. Ed è anche una spirale abbastanza lunga e quindi questo quello che voglio dire. Poi io sono stato abbastanza fortunato perché ho avuto un insieme di cose, di situazioni che mi hanno aiutato a tirarmi fuori. E che senza di quelle probabilmente oggi, quando parlava la dottoressa, dico, oddio, forse non so dove sarei, capisci? Certo. Non so dove sarei, cosa farei. Ovviamente non condivido il pessimismo, però appoggio il fatto che avere delle risorse, che possono essere gli interessi, gli amici, la scuola, aiuta anche a superarli questi disturbi, perché uno dei problemi purtroppo è l'isolamento sociale, cioè è più avanti, certo, si va avanti col disturbo, meno la persona intanto non condivide, quindi non parla con nessuno di come sta, di quello che ha, e poi tende a chiudersi in se stessa per, certo, in qualche maniera diventare invisibile, no? Perché è sempre più consapevole di avere un problema, ma non vuole che poi si veda anche all'esterno. E quindi si finisce per non avere magari più rapporti e non sapere come potersi relazionare con gli altri, perché il cibo, il peso prendono tutto lo spazio possibile. Poi credo che il Covid abbia accentuato ancora di più quello che ha detto in questo momento, visto che magari tanta gente si è trovata a restare sola effettivamente in casa e accentuare, credo, magari in qualche caso questi disturbi. Sì, sui numeri abbiamo delle cifre che dicono il 30%, però effettivamente parliamo del 30% in più, esatto, ma di quelli che hanno messo aiuto, appunto, non documentato, sappiamo quante sono le documentato, esatto, che hanno sviluppato oppure che sono ricadute nel disturbo, perché è vero che si può guarire, però in qualche maniera rimane sempre una suscettibilità, no? E quindi di fronte a particolari problemi della vita, come ad esempio una pandemia, è possibile che si ritorni a condotte sbagliate, ad avere di nuovo un disturbo. Certo. Comunque, mi chiedevo, a livello personale, volevo fare una domanda. Lei, dottoressa, com'è entrata in Nutrimente? Cioè, nel senso,
Che cosa l'ha portata a scegliere questa onlus, questa tematica? Allora, il motivo per cui sono a Nutrimente è perché prima del 2013, perché noi in realtà abbiamo iniziato a parlare di Nutrimente molti anni prima di decidere di ufficializzarla, perché facevo il tirocinio in ospedale, all'ambulatorio dei disturbi alimentari e quindi lavorando lì mi è stato chiesto se volevo partecipare a questo progetto che ancora non era nato. Intanto io l'ho visto come una sfida, ma l'ho visto come una cosa bellissima, perché allora lavorare con i disturbi alimentari è molto difficile, perché lavori con delle persone che non sempre vengono dicendo ho un problema, ti prego aiutami. Ma Certo. anzi, arrivano magari portate appunto dai genitori e dicono: io non ho nessun problema, non ho nessuna Voglio voglia di stare qui. parlare con te, va tutto bene, lasciami in pace. Certo. E quindi l'idea di poter fare qualcosa per prevenire, per educare e per far riscoprire anche l'amore per il cibo e per la cucina. Ma anche altri aspetti, noi ad esempio organizziamo anche dei laboratori di pratica yoga per riscoprire un rapporto con il proprio corpo che non sia il numero sulla bilancia oppure la taglia dei vestiti che porti, Certo. oppure gli interventi nelle scuole quando andiamo a parlare ai bambini, ai ragazzi. Ovviamente non parliamo di disturbi alimentari perché non sarebbe, come dire, le ricerche dicono che non è quella la strada, ma parliamo di alimentazione corretta, sana, felice, di come sono le emozioni, di come si impara a riconoscerle, di come le si può gestire. Certo, E quindi, certo. insomma, mi sono innamorata dell'idea, ecco. Riguardo a quello che ha detto prima, intanto, ecco, c'è gente che appunto si presenta poi portata dai genitori, comunque da qualcuno, e dice no, io non ho bisogno di nessun aiuto, quando in realtà sta rifiutando. Proprio, infatti chi già si presenta a dire io ho bisogno di aiuto è già avanti, credo, Avantissimo nel percorso, sì, tantissimo in certo. un percorso di una terapia del genere. Esatto, avete proprio ragione, perché in realtà una fase del lavoro in terapia, no? Quindi quando si trattano i disturbi, è quella di convincere la persona che ha un problema e a volte ci vogliono mesi interi, se non un anno buono prima di far capire alla persona che la luna di miele col disturbo finirà. Però Certo. questo capita di più con l'anoressia nervosa, altri disturbi come la bulimia oppure l'alimentazione discontrollata, quindi binge eating disorder. Di solito le persone arrivano che dicono no, voglio smettere, voglio gestirlo perché non ci riesco più. Quindi riconoscono di avere Mi ha una colpito difficoltà. proprio il termine luna di miele. Sì, Con il perché disturbo. all'inizio la persona sente soltanto gli aspetti positivi che possono essere. Dimagrisco e gli altri mi fanno i complimenti. Riesco a mettermi le cose che prima non riuscivo a mettermi, oppure riesco a raggiungere questo obiettivo che non è una cosa che tutti fanno. Certo. Io riguardo ho visto su Netflix qualche mese fa, forse l'anno scorso, un film che consiglio a tutti, che si chiama Fino all'osso, dove praticamente parla di una ragazza che il suo obiettivo era quello di chiudere tra l'indice e il pollice il proprio braccio. Quindi praticamente andava alla ricerca, era ossessionata da questa cosa, perché non si sentiva perfetta. E credeva di arrivare alla perfezione in questo modo.
per poi finire in terapia. Comunque, non vi spoilerò nulla, guardatevelo che è bellissimo. Ma un'altra cosa... È molto, molto intenso quel film. Sì, sì, molto bello. Che cosa consigliate? Anzi, cosa vi sentite di dire a una persona che ha paura di cercare aiuto? Allora, intanto che non c'è nessuna vergogna nell'ammettere di avere un problema, anzi ci vuole molta forza nell'ammettere di avere un problema. E è molto più facile non fare nulla e non cambiare. Certo. E soprattutto di avere fiducia nel fatto che il modo in cui si sentono, il modo in cui si comportano non deve essere per forza tutta la vita. Una cosa che voglio dire anche, che spesso riguarda i pregiudizi sui disturbi alimentari, sia su chi non mangia, sia su chi mangia troppo, è che sia qualcosa legato alla motivazione, all'impegno. Chi è grasso, se volesse, no? Potrebbe essere magro. Cioè, intanto come concetto è discutibile, sì, no? Infatti. Perché dobbiamo essere magri? Spesso la risposta è per la salute. Sì, okay? Infatti. Ma fare una dieta ipocalorica o stare a dieta tutta la vita in realtà fa male alla salute, ok? Per certi problemi avere un po' di grasso in più può essere di aiuto nel superare una malattia. Quindi sono dei pregiudizi che purtroppo però a volte interiorizziamo, no? Ah, no, siamo convinti che magro sia giusto, grasso sia sbagliato. Ma soprattutto oltre che fisici, psicologici. Infatti ho visto una pubblicità della My Protein, che è una marca che fa delle cose proteiche, dove c'era una ragazza, che è bellissima ragazza, che era costretta, se non sbaglio, ad avere appunto un fisico scolpito, comunque un fisico snello, per ballare o per fare la modella. Però diceva, io comunque non mi sento bene, cioè io sto male, io sento il bisogno di voler mangiare. Quindi si faceva questo genere di violenze per dimagrire e per essere apprezzata da o chi era il datore di lavoro o anche da delle persone che appunto la dovevano apprezzare. Per poi diventare in realtà una bellissima modella curvy che devo dire era molto più bella di quello che in realtà volevano le altre persone che lei fosse. Tu invece Marino, sì, scusi, tu Marino invece che cosa consiglieresti a una persona che ha paura di... Ma allora, come detto io subito, dico sempre, prima di esordire con qualsiasi cosa che dico, visto che è registrata, dico sempre, è comunque di rivolgersi a dei professionisti, cioè è per quello anche che sto abbastanza in silenzio, perché l'unica Non è cosa che ho poco. fatto io alla fine è quella di far conoscere Nutrimente, che è una cosa che avrebbe potuto fare chiunque con un paio di follower e un avversario o in qualsiasi modo avessero voluto fare. Quindi è per quello che durante la live sto abbastanza in silenzio, perché comunque la dottoressa sta spiegando degli argomenti abbastanza interessanti che possono essere di utilizzo comune a chiunque. E io l'unica cosa che dico, che posso dire dalla mia come me, cioè come Marino Marchi, che può dare un consiglio, è comunque ascoltarsi, capire se ci sono dei problemi, analizzare le aree dove ci sono dei problemi, che è quello, penso, il problema maggiore che poi induce tutto questo cocktail malefico, chiamiamolo così, perché alla fine, come dice la dottoressa, è un insieme di cose che va a scatenare il risultato finale, non uno solo, e dopodiché capire se questa cosa la può prevenire e andare a lavorare con un professionista.
Quello sicuramente, cioè oggi come oggi stanno diventando sempre più di conoscenza comune queste cose, di anno, anno dopo anno, sia in bene che in male, e quindi chi pensa di avere dei problemi si rivolga a uno specialista. Poi è chiaro che gli amici, la famiglia e tutte le persone attorno possono fare del bene, ma allo stesso O al tempo contrario. non possiamo nemmeno non possiamo nemmeno pretendere che possano leggere una situazione. Cioè, è quello il problema. Certo, certo. Non possono leggere una persona cosa ha dentro. Non è una capacità che ha chiunque, forse quasi nessuno. C'era una domanda che voleva leggere un attimo Daniele. Sì, è una domanda molto interessante, secondo me. A proposito di mente e cibo. È una domanda ovviamente della chat. Gli attacchi di panico a tavola, cioè improvvisa scomparsa dell'appetito appena ci si siede con altre persone non conviventi, magari legato a un trauma, ci dice questa persona, possono essere definiti come un disturbo alimentare o è un problema che va affrontato con la psicanalisi? Questo è quello che è la domanda. Allora, ci sono tante cose. Allora, parto col dire che si può provare del panico all'interno di un disturbo alimentare quando il cibo o la situazione legata al cibo viene letta come una minaccia. Ok? Perché il panico è sempre legato a una minaccia. Ok? La domanda forse mi fa pensare che c'è più un problema sull'aspetto sociale, cioè io ho paura di stare insieme a queste persone in questa situazione qui, se non sbaglio, ok? E quindi andiamo nell'area dei disturbi d'ansia, che possono essere collegati ai disturbi alimentari, ma bisogna capire se... Nasce prima l'uovo, la gallina, ok? Certo, sì, Ok, ovvio. sì, chiaro, Certo. chiaro il... E poi rispetto al trattamento degli disturbi, ad esempio degli attacchi di panico, il mio consiglio è, non per sponsorizzare il mio tipo di orientamento, che è quello cognitivo-comportamentale, è l'EMDR, ma di andare a leggere le linee guida. Questo vale per tutti i disturbi mentali. Ci sono delle linee guida internazionali che si basano su delle ricerche che dicono per questo disturbo è consigliato questo tipo di terapia, questo tipo di trattamento. Magari le persone non lo sanno, è parte del problema di chi mi può aiutare? Certo. Comunque, c'è una persona che vuole intervenire adesso, dopo che l'ho pregata per una settimana di se voleva intervenire o meno. No, no, non voglio intervenire, ma in realtà si è presa di coraggio, che è la mia fidanzata, che è qui con me. Oh, Tra l'altro è gialla fantastico. come me. Ciao, Ah, bellissimo. bellissimo. Buonasera, Questa è buonasera a una tutti. Buonasera, cosa un po' cringe, dottoressa questo Di fatto delle coppie Carlo. dello stesso numero. Aspetta, siediti di qua. Buonasera, signor Sì, Marchi. allora, siediti di qua. Non tulipani, ma Grazie. Marchi. Mi rivolgo al Marchi. Io ci tengo a ringraziarvi tantissimo perché è un argomento che mi tocca veramente nel profondo del cuore per più motivi. Uno di questi è perché io sono stato un soggetto bulimico e che quindi anch'io 7 anni fa circa mi sono, insomma, grazie a diversi aiuti sono riuscita anch'io a, come dire, ad ottenere quella consapevolezza tale e ad apprezzare il mio corpo sotto tutti i punti di vista e ad avere un rapporto diverso col cibo. Quindi io sono veramente onorata del fatto che finalmente si possa parlare di cura del proprio corpo e cura della propria mente e che ci siano queste figure professionali al punto che ci si possa sentire liberi di potersi esprimere e di poter esprimere anche il proprio dolore senza alcuna vergogna, mentre prima non era possibile.
non era possibile perché effettivamente non c'era questa grande informazione, questa, come dire, questa divulgazione dei disturbi alimentari, e che poi nel tempo effettivamente si sono trasformati in soggetto anoressico allora pesa 30 kg, soggetto bulimico pesa 120 kg. Cioè, l'immagine dei media che ci hanno trasmesso è stata quella un po' fuorviante diciamo, di immaginari che in qualche modo cercano di distorcere quello che effettivamente possa essere un disturbo alimentare. Cioè, noi ci dimentichiamo che tutti i giorni noi ci nutriamo, ciascuno di noi si nutre, e in qualche modo ognuno di noi si rapporta in modo diverso al cibo. Ed è importante chiedersi come noi in qualche modo ci rapportiamo e come viviamo questo rapporto col nostro corpo, col cibo. E quindi sono veramente contenta, ecco, che dopo tanto tempo, dopo tanti anni, si sia ottenuto questo grandissimo risultato grazie alla ricerca, che mi preme anche sottolineare, perché la ricerca in psicologia, non, cioè, non, noi non curiamo, noi dico noi perché dopo tutto questo percorso anch'io ho iniziato a studiare psicologia, ho fatto io 5 anni di psicoterapia, tra cui un anno di psicoterapia di gruppo, e dopo, insomma, questi anni anch'io come dire, mi sono appassionata a questo mondo e vorrei sfruttare la mia esperienza come dire, con l'ambizione di poter aiutare anche tutti coloro che soffrono o che hanno sofferto e che non hanno avuto voce in capitolo, che non hanno potuto esprimere tutto il loro dolore. Non so, mi sentite? Sì, ti sento, Sì, no, ti sì, sì, sì. sento Sì, diciamo di un benissimo. pochino di più. Oh, sì, scusate. Soprattutto è chiarissima l'esposizione. Grazie. Lei è pe sempre perfetta. No. No. La perfezione è stato anche un mio tratto che ovviamente mi ha portato anche a quello di cui parlavamo, insomma, anche ad un disturbo del genere. Quindi sono contenta e mi preme sottolineare che la ricerca può assolutamente aiutare quest'ambito e può far crescere può dare parecchi strumenti a chi si occupa dei disturbi alimentari e anche di ogni disturbo nel suo genere. E quindi sono onorata, ecco, di essere Sono qui onorato. e di parlare con voi. Come prima Marino sottolineava, chissà se non avessi intrapreso questo percorso, magari non ne avrei parlato così, no? Chissà. Però effettivamente ci siamo qua e possiamo essere d'esempio e magari di aiuto a parecchie persone che ancora oggi non riescono a mostrarsi, a metterci la faccia, diciamo così, ecco. Quindi grazie mille e grazie per l'opportunità che state dando a tutti noi, a chi ci ascolta, di metterci la faccia ogni tanto e uscire fuori da quel mondo che ci si è costruiti intorno, da quelle mura, da quella fortezza che spesso ci distaccano da noi stessi e dal mondo che ci circonda. Quindi grazie veramente tanto, grazie. Grazie a te per il tuo intervento. Personalmente penso che se siamo anche arrivati a una persona sola, per me il nostro dovere stasera l'abbiamo fatto. Noi speriamo Assolutamente. veramente di arrivare a più gente possibile. Sti cazzi per il podcast, fatemelo passare. Però, appunto, per le persone vengono prima di tutto. E comunque sono un fermo sostenitore del fatto che in futuro, tutti avremo bisogno dei psicologi. Cioè, io spero che sia proprio una parte della sanità, un percorso che Un ci aiuta. ingranaggio della Esatto, società. un ingranaggio della sanità. E secondo me, tutti ci meritiamo un'opportunità del genere.
Sì, infatti mi preme anche sottolineare un aspetto, secondo me importante, che è perché effettivamente non abbiamo ottenuto negli anni, o comunque la psicologia non ha ottenuto negli anni quella credibilità sociale così tanto, insomma, ambita. E in realtà è perché se ci guardiamo un po' a ritroso nel tempo, la psicologia ha subito una frattura, una spaccatura netta tra i ricercatori che si opponevano ai clinici, pensando, insomma, in un certo senso come uno scontro tra titani, chi dovesse cioè, detenere, no, il maggior premio, il miglior premio in assoluto, cioè che chi porto avanti la ricerca o porto avanti la clinica. In realtà, poi ad oggi si è arrivati ad una sorta di integrazione ed è anche per questo. Non solo, ovviamente, ma anche per questo che siamo riusciti in qualche modo a divulgare il più possibile e ad avere una credibilità sociale tale da poterne parlare oggi anche qui, perché e non è molto antico questo, circa 10 anni fa forse abbiamo avuto la possibilità di poter sentir parlare finalmente di psicologia, di sentirlo su Rai 1, al telegiornale e su qualsiasi social. Quindi finalmente questa integrazione sta avvenendo. Comunque, E stava intervenendo ancora la tanta dottoressa strada Di Caccio. da fare. No, No, c'è no, ancora no. tanta strada da fare perché, ad esempio, personalmente bisogna ancora sfatare le macchiette che magari le persone I hanno tabù. in mente dello psicologo o di chi ha un problema che riguardano quello che hanno visto magari in TV, nei film e nei telefilm. Perché Certo. ancora non si parla di psicologia come qualcosa che riguarda tutti, cioè, Esatto. non Certo. solo chi ha un problema. Si pensa che chi ha un problema debba andare dallo psicologo, cioè questa è la frase che riassume un po' tutto, però insomma, un po' superficiale mi viene da dire, francamente. Comunque, sì, perché effettivamente avremmo bisogno tutti di Sì. scoprire noi stessi sotto tutti i punti di vista e così anche in modo da determinare delle scelte che siano consapevoli, perché spesso siamo guidati da troppi feedback che spesso non sono totalmente nostri, ecco, anzi, direi tutto il contrario. Comunque, volevo adesso sponsorizzare il signor Marino. Vuole raccontarci un attimo quello che cosa avverrà, quando avverrà? Tra l'altro ho creato una custom chat, un comando su chat, dove scrivendo punto esclamativo match usciranno Lo faccio subito. Ah, l'hai fatto Usciranno subito. i vari link dove seguire appunto quello che ci sta per dire Marino. Allora, vabbè, tutto è cominciato con un litigio, come dicevo, con Xavier, che chiariremo dopo la partita in streaming, mi auguro. Però entrambi abbiamo deciso di non parlarci più, ma di fare questa partita. Dopo la partita, chiaramente, speriamo che Weiss e Nori riescono a farci un po' da paciere e risolvere i dissidi. La partita sarà su tre canali diversi: il mio, quello di Xavier, quello di Weiss e che commenterà con Nuri, più ospiti speciali a rotazione. La partita saranno una serie di partite. L'ho pensata così insieme al mio avversario. Ogni match cambieremo squadra, ovvero daremo l'opportunità a tre giocatori di cambiare. Che ovvero si gioca 4 contro 4 e ogni partita cambieremo compagni, però rimarremo sempre io e Saver uno contro l'altro. E qua, vabbè, c'ho il foglio qua, così vi leggo un po' il programma. Sarà UFOS Italia, che è la Spartan Company che mi ha aiutato a realizzare questo fantastico progetto, e saluto il presidente Jacopo Roncucci, che è praticamente... giocheremo contro gli Eagle Supremacy. Poi ci sarà una partita dove ci saranno alcuni dei giocatori più forti d'Italia contro il team di Saverio che gioca già l'Europeo. Poi ci sarà Halo Vecchie Glorie, quindi torneranno tutti i giocatori di Halo 3, Halo 2, Halo 4, Halo Reach, quelli che ancora non hanno giocato Halo 5. Quindi è una sorpresa un po' per gli amanti di Halo.
Tornerò a giocare anche con il mio team con cui ho giocato la LAN di Milano, con cui ho sfiorato il terzo posto. E infine tornerà il team storico con cui mi sono classificato terzo a Bologna, solo 4, che sono i Pappa Pronta, con me, Neji, con I Corito e pappa Marti, che... vogliamo Pronta, il bellissimo. pappa pronta si chiama il team. E praticamente questo, sono riuscito a riunire tutte queste persone e in più ci sarà che non giocano da anni per il nome della beneficenza, quindi per questa cosa e colgo anche l'occasione per ringraziare tutti quanti per aver aderito sia con le donazioni ma anche per la partecipazione, perché ho detto da un lato faccio donare, dall'altro sensibilizzo la gente, dall'altro offre uno spettacolo un po' più complesso, un po' più articolato rispetto alle classiche cose che ho sempre fatto nel tempo libero quando giocavo ad Halo. E visto che era tempo che le persone mi dicevano: ma fai qualcosa un po' più di articolato, fai qualcosa un po' più di articolato, ma non è quello che voglio fare, però probabilmente alla gente piace quello che faccio, ho detto: sai che c'è? Troviamo una scusa, un modo per farlo, prendere dei soldi, ma non darli a me direttamente. E darlo a un'associazione. Difatti, se la cosa oggi va bene, mi piacerebbe un domani, magari a distanza un po' di tempo, perché non è semplice realizzare tutto quanto, sia contattare tutti i giocatori e quant'altro, fare più partite del cuore ogni tot, anche una volta all'anno. Cioè, sarebbe bello, insomma, Comunque, riunire tutta la community, anche perché il problema che c'è nella community, secondo me, di un videogioco. E è che sono tutti divisi, sono tutti gruppetti, sono tutti che fanno la gara chi ce l'ha più grosso, chi è più bravo, chi è più lungo, chi gioca un meglio e po' come in quant'altro. politica, un po' come in politica. E io ho detto, vol ho voluto fare questa cosa che è stata un po' una sfida, e chi l'ha capita prima di me, prima che iniziasse tutto il flame, era riunire tutta la community di Halo in Italia e fare una cosa bella, cioè fare una cosa bella, ed è quello, alla fine, quello che voglio fare. Speriamo che vada tutto bene. Sì, E speriamo no, che vinci. vabbè, l'avversario è molto più forte, però dove non c'è la schiccia il cuore. Comunque, ho messo anche tutti i link di Nutrimente, Onlus, anche l'Instagram, il contatto Mille. Instagram della dottoressa Giuseppina Di Carlo, che ringrazio di cuore. Ringrazio lei, Ringraziamo ringrazio veramente di Marino, che è cuore. stato da Cioè, veramente tramite vi ringraziamo per il vostro tempo, soprattutto, per il perché vostro comunque il tempo, tempo è una cosa esatto. Ma non preziosa, solo, anche per oltre che l'essere. per la qualità dell'intervento, però Esatto. E giustamente sono due cose che non diamo per scontate. anche per il cuore che ha avuto Marino nel dire cose sue personali, che non è mai banale, e soprattutto ti rende una persona forte. Non è facile parlare di sé e parlare magari di cose che tu stesso, ma o perlomeno, se dovessi farlo io, le riterrei magari nel mio privato delle debolezze. Invece, in realtà, sei molto più forte di anche stesso di quello che pensi e di quello che pensa la gente di Marino Marchi. E ti voglio ringraziare. Penso che se comunque c'era un pubblico e voleva ascoltare una cosa di un determinato livello, era giusto dargli una comunicazione a un determinato livello. E se mi si richiede un esempio che può essere utile alle persone, è giusto anche darglielo, se posso Bravo. farlo in maniera reale. Difatti, poi io, come ho detto, non sarei mai intervenuto su cose tecniche, cioè su quello io non mi esprimo, ma come tento anche di non esprimermi quando mi dicono consigli, non posso nemmeno darli perché la gente dà consigli sono gratis, cioè affidiamoci a dei professionisti che lo fanno di mestiere. Giusto, sono Questo è d'accordo. giusto. Comunque Comunque. io apprezzo anche il fatto che lui, oltre a parlare di questo, comunque la sua iniziativa è una cosa concreta, cioè perché cioè fare anche le cose concrete, l'iniziativa comunque del match, della raccolta fondi e quant'altro, cioè queste sono delle cose che poi sono concrete, cioè sono le cose che si fanno. E questa è una cosa che io non sottovaluterei, No, perché noi a infatti. parole siamo tutti bravi, cioè No, siamo avevamo bravi. pure messo un tetto minimo per far partire il match. Per quello, cioè, quindi non è stato nemmeno facile.
Comunque, ringraziamo tutti. Però fare, Quindi, dallo fare tutto. scontro nasce sempre un incontro, giusto? È quello, è quella l'idea. Comunque, ringraziamo tutti. Veramente, anche chi è stato in chat a seguirci tutto il tempo, tra l'altro per 1 ora e mezza. Un'ora e mezza, infatti, quindi Ringraziamo la siamo. dottoressa e speriamo di Grazie risentirci a voi. presto. Anzi, sia Sì, lei penso che, lei, che per romperemo quanto le ci riguarda scatole sia magari qualche invitata. Sì, volta. Comunque, è assolutamente. sempre Rimango invitata. a vostra assoluta disposizione. Lei è sempre invitata, nutrimento è Grazie sempre invitato. Il mille. signor Marino Marino Marchi, invece, ma il signor Filippo, che dici? Marino, Lo richiamiamo? quando vuoi, anche per una chiacchierata, quando noi siamo in live, sei sempre invitato. Anche perché, come avete visto, noi puntiamo a sensibilizzare la gente come cose del genere, però la improntiamo come una chiacchierata. Vorremmo che tutti apprezzassero quello che stiamo facendo come se fosse una cosa molto leggera. Per il resto, salutiamo Il tutti. resto libertà, 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 la cosa libertà. importante è dare la libertà a tutti di dire quello che E pensano. mi Questo è quello che noi raccomando, seguite facciamo. questi social perché sono veramente interessanti. Sia anche, ho potuto ascoltare anche quello, ho visto insomma qualche video della dottoressa Di Carlo e non parla soltanto di disturbi alimentari, ma anche di qualcos'altro che vi invito ad ascoltare senza spoilerare nulla. Quindi Senza sia spoilerare. Nutrimente che la dottoressa Di Carlo e Marino Sì, infatti. Tulipani vanno Grazie seguiti. mille. Sì. Solo se Grazie volete, però. mille a voi Grazie a dell'opportunità. tutti. Facciamo partire la musica. Se volete potete anche non staccare. Però È mando finito? bastimento. Ok, siamo in ending. Ora Ah, è se finito, volete quindi potete state più rimanere. registrando? Sì, siamo ancora in live, però Non mi non stanno ci vedono. sentendo. Non Siamo ci vedono. momentaneamente i titoli di Ma ci, coda. non Ci ci vedono, ma ci sentono. sentono? Come funziona sta Sì, ci roba? vedono come se fossimo nel backstage. Ah, Non ci tipo un vedono. Non ci TikTok, vedono. Non ci no? vedono fisicamente, sentono solo le nostre Tipo un voci. TikTok. Tipo un Ci sentono TikTok. come sottofondo, diciamo, della musica, un Ma mi mix delle sentono nostre voci. parlare? Come Sì, funziona ti sta sentono roba? solo parlare adesso. Sì, ti Oh sentono. signore, vabbè, vai. Quindi, Marino, non puoi dire delle cose incriminanti. Non dire niente. Vabbè, tranquillo che tanto su YouTube. Vabbè, comunque è stato un piacere venire invitato. Vi ringrazio tutti e Anche vi per auguro me, e buon grazie delle vostre storie. Posso chiedere il tuo nome? Fidanzata di mio, Filippo, sì. perché no, non so se me lo sono perso. No, io sono Federica, Federica Maio. Salutiamo. Federica. Ah, Non so, Federica. infatti, non so se Piacere di avevamo intenzione. conoscerti. Piacere mio, piacere, un immenso piacere mio di conoscervi. Ma Comunque, parli con la dottoressa bravissima. come? Parli con la dottoressa come? No, con tutte e due, penso. Ah, No, ok. bravissima io, no, bravissimi voi. Perché, insomma, io ho fatto un piccolo intervento, mi sentivo proprio, come dire, sentivo il bollore dentro perché dovevo raccontare qualcosa, cioè volevo dire di me e quindi di me, della mia esperienza. E ringraziarvi soprattutto perché è stato veramente interessante. È una cosa che mi appassiona molto quest'ambito, quindi ed è una cosa Bene, bellissima. grazie del feedback perché io temo sempre di essere troppo didattica e di No, non annoiare, o credo magari che. di risultare incomprensibile. Non No, credo che. No, Non ha infatti. annoiato per niente, anche perché in questo momento Assolutamente. ci sono 11 persone che ci stanno sentendo. Non ci vedono, ma Chiunque ancora ci stanno ancora. sentendo. Ogni Poi a me dispiace intervento. perché Sì. io vedo sia la mia chat, cioè vedo la mia chat di WhatsApp che mi scrivono Mari, eccetera, e probabilmente qualcuno avrà scritto su di me, ma non ho letto perché io ho l'iPhone e quindi non riesco a vedere i Sì, commenti. qualcuno ha scritto, se vuoi te li dico. Comunque ogni intervento non è stato assolutamente banale ed è stato facilmente comprensibile. Io credo sia arrivato. Anche perché mi dispiace che poi non ho ringraziato chi è venuto a vedere la live tramite il mio link e quant'altro. Adesso non me li fa vedere, non so perché, ma non Complimenti. so. Quindi dicevo che è stato veramente interessante perché
È arrivato al centro, cioè ogni domanda è stata risposta proprio meticolosamente, arrivando anche in modo semplice al centro della domanda in questione, perché io credo che siano state domande importanti anche da parte di chi le ha poste, e trovare una risposta così Infatti, sicura. non me lo aspettavo, ci sono state tante domande davvero interessanti, Nella sì. chat, sì. Sì, la chat Sì, no, è... perché comunque avevamo anticipato l'argomento, quindi le persone comunque sapevano che tipo di domande avrebbero potuto fare, Sì, anche perché quindi... non è scontato, ecco, non è qualcosa di scontato parlare di disturbi alimentari, perché solitamente qui c'è la concezione che se sei troppo magro, sei troppo grasso, vai dal nutrizionista, cioè è il nutrizionista solo e unico che ti fornisce gli strumenti per stare meglio. In Non si pensa realtà, all'aspetto mentale. esatto, in realtà io ho avuto la fortuna di incontrare un nutrizionista molto umile, che ad un tratto mi disse: allora Federica, diciamocelo chiaro, il problema non è la dieta, perché non è la prima volta che incontri un nutrizionista, ne avevo incontrati circa 6-7 forse prima di lui, quindi sapevo più o meno che cosa significasse seguire un regime alimentare sano. In realtà il problema magari era altro. Ho avuto l'umiltà, questo nutrizionista, di indirizzarmi ad una psicologa con cui poi ho intrapreso questo percorso che durò insomma 5 anni. Infatti sorridevo quando la dottoressa Di Carlo diceva il punto principale spesso nelle terapie è quello di convincere il paziente che abbia un problema. Quindi spesso si incontrano adolescenti, allora io ero adolescente, cioè avevo 15 anni, 16 anni. Allora dissi: io non voglio sapere niente, qui mi ci ha portato mia madre, facciamola finita subito e andiamocene a casa, no? Quando Grazie. invece poi si è aperto un mondo dentro, cioè si è aperta una finestra che si affacciava verso di me, cioè verso me stessa, quindi è importante.